è un po' più, diciamo, diversificata la questione. Partirei anzitutto da un'immagine, ecco, per questo ho preso il libro facendo cadere rovinosamente il poggialibro. È un'immagine che ho riportato nel libro ci sono alcune immagini che non so se si vede, è a pagina 209, è una locandina del Partito Comunista Francese, ve la commento, un piccolo commento, è una locandina del Partito Comunista Francese del 1936 che inneggia il valore della famiglia, no? Dove dice, tradotto in italiano, affinché la famiglia sia felice votate comunista, no? E raffigura un padre, una madre e una bimba, no? Che felicemente conducono la loro esistenza. Ora, parto da questa considerazione per dire che evidentemente difendere la famiglia non è qualcosa di pericolosamente omofobo, reazionario e regressivo. Trovate analoghe immagini anche nel Partito Comunista Italiano, anche nel partito dove vi ricordo c'era un'analoga immagine, neanche nel Partito Comunista Russo, dove si vede appunto la madre, il padre che tiene in braccio il figlio. Qualcuno malignamente, quando misi su internet quell'immagine, disse: ma quella era la cena, in verità, no? Perché si diceva che i comunisti mangiassero i bambini, una battuta pessima che però rivela quanto fossero radicati certi pregiudizi nell'immaginario. No, ma al di là della battuta, la cosa interessante è che oggi, paradossalmente, la difesa della famiglia viene vissuta come qualcosa di regressivo. Negli anni 60 ancora, prima del 68 probabilmente, il conflitto tra le forze proletarie e quelle borghesi, tra i partiti comunisti e quelli variamente borghesi, non era per chi era contro la famiglia o per chi la difendeva, era una lotta per chi difendeva meglio la famiglia, no? E questo è interessante, questo aspetto, se ci pensate, no? L'accusa che muovevano i comunisti ai borghesi era: voi dite di difendere la famiglia, ma in realtà siete dei libertini, non la difendete fino in fondo. Noi invece siamo per la famiglia. Oggi, e concludo un argomento che avevo iniziato prima, i tre cardini del libro. In primis, il modo in cui il capitalismo trasforma l'amore in una merce libertina. Il secondo è come, per fare questo, deve distruggere la famiglia come cardine della vita etica. Il terzo è l'ideologia che deve giustificare questo processo, di modo che noi lo viviamo come qualcosa di emancipativo anziché opporci, no? A tutto questo. Ora, questa ideologia che giustifica questi processi è quella che io nel libro chiamo ideologia gender, convenzionalmente, che i suoi teorici sostengono non esistere, ma è una prova maggiore a favore del fatto che esiste, nella misura in cui, come insegna Marx, è tipico di ogni ideologia il fatto di negare la propria esistenza, no? L'ideologia trasforma sempre in naturale, eterno, quello che in realtà è storico e sociale, per cui anche i capitalisti al tempo di Marx dicevano: ma il capitalismo mica è un'ideologia, è il modo naturale di produrre e di esistere, sei un pazzo tu che dici che è un'ideologia. Analogamente avviene oggi, naturalmente. In estrema sintesi, per ideologia gender cosa intendo? Perché bisogna anche definirla, naturalmente. Io ne prospetto questa definizione: l'ideologia gender è quella visione del mondo in forza della quale non vi sono per natura maschi e femmine, uomini e donne. C'è differenza tra maschio e femmina da una parte e uomo e donna dall'altra. Maschio e femmina è la dimensione, diciamo, del sesso, biologica. La dimensione di uomo e donna è la dimensione del genere, cioè dove subentra già un elemento culturale che è in relazione con il sesso, ma che non si esaurisce nel senso che cambia storicamente. Esatto. Infine c'è la terza dimensione, che è quella dell'orientamento e del gusto sessuale. Ora, la tesi, che è banale di per sé, ma nell'epoca della falsità universale anche dire che 2 più 2 fa 4 diventa un gesto rivoluzionario, diceva Orwell, è evidente che per natura esistono uomini e donne, che poi si determina questa naturalezza biologica nel genere, dove naturalmente ci possono essere delle storture storiche nel modo in cui si determina il genere. Ad esempio il fatto che la donna abbia subito violenza nel corso della storia in quanto donna è una forma
che deve essere corretta evidentemente, di modo che non capiti più. Ma il fatto che il padre sia la funzione maschile e la madre sia la funzione femminile è qualcosa che è nel biologico e che poi ha una determinazione culturale nel genere. Per quanto riguarda l'orientamento, io sono convinto, lo dico nel libro a più riprese, che nell'orientamento, cioè nell'ambito della libera scelta dei gusti, tra consenzienti e maggiorenni tutto sia legittimo. Io sostengo apertamente che l'omosessualità è secondo natura, nel senso che avviene in ogni altra specie animale, è pienamente secondo natura, ma esiste come eccezione rispetto all'eterosessualità. E non è un'accusa contro l'omosessualità, ci mancherebbe. È semplicemente il riconoscimento che affinché la razza umana esista, occorre che vi sia la centralità dell'eterosessualità. E non è un argomento per escludere o praticare violenza ed esclusione rispetto agli omosessuali. In questo caso, se ci fosse, occorrerebbe perseguitarla a norma di legge, naturalmente. Ovvio, tutto questo. Però, per dire, il problema è questo, essenzialmente, che appunto tra orientamento, tra maggiorenne, tutto è legittimo, però appunto la norma è l'eterosessualità, che è quella che permette la riproduzione della razza umana, e poi come eccezione rispettabile secondo natura ci sono anche altre forme. Ora, il teorema genderistico qual è invece? È quello di risolvere tutto nella cultura e più precisamente nel pensare che sia l'individuo a scegliere se essere maschio o femmina, uomo o donna e poi tutto il resto. Ora, l'errore del gender dal mio punto di vista è un errore evidentemente facilmente smascherabile. Il fatto che si nasca maschio o femmina non è una scelta individuale, non è un condizionamento sociale di una società irrispettosa e omofoba, è qualcosa che avviene già a livello cromosomico, evidentemente, e quindi preesiste rispetto a ogni ordinamento culturale. Questo è il punto di partenza. Ora, perché l'ideologia gender dovrebbe essere l'ideologia di riferimento del turbocapitalismo e dell'ordine erotico? Perché è l'ideologia del consumatore trasposta nell'ambito dell'erotica. L'ideologia gender di fatto trasforma l'individuo in una sorta di atomo indifferenziato, unisex, con volontà di potenza consumistica illimitata. L'individuo decide sovranamente cosa vuole essere, proprio come il consumatore, in realtà decide sovranamente fin tanto che glielo permettono i danari disponibili, perché nell'ordine del capitalismo liberal-libertario tutto è possibile se si ha l'equivalente monetario corrispondente, questa è la cifra, sia chiaro, questo è il segreto della falsa libertà capitalistica, misura base, no? Dove c'è una libertà formale che coesiste con la schiavitù economica delle classi sfruttate dal capitale, questo è il punto fondamentale. Dove la stessa libertà formale legittima la schiavitù economica. Esempio che io porto nel libro, l'utero in affitto. Ma nessuno, donna, ti obbliga a mettere il tuo utero in affitto. Sei libera di farlo, formalmente. Ma sarà la tua condizione economica, evidentemente, a importi di fare ciò per arrivare a fine mese. Ecco come la libertà formale nasconde la schiavitù materiale. Questo è il segreto del capitale. Una schiavitù che si basa non più sul feudalesimo, sulle norme, sulla diversificazione delle funzioni sociali, un rapporto di signoria e servitù basato su rapporti immanenti all'economia stessa.